aspettavo così. Sono qui per fare un po' il punto e il riassunto dell'ultimo periodo, da prima di partire per Madrid e dopo essere tornato da Madrid, dove sono andato ad ascoltare per la prima volta nel 2018 Premravati a parlare in un discorso sia fisicamente a un pubblico presente, sia via streaming in collegamento dalle varie parti del mondo, come è abbastanza usuale, no, ultimamente, con la tecnica, la tecnologia che abbiamo a disposizione. E siccome sono successe tante cose, no, come diciamo succede spesso nella vita di chiunque e sicuramente nella mia, e spesso queste cose sono cose che prendono la mia attenzione con uno scopo, con un senso, e me la restituiscono migliorata. E di questo miglioramento che cosa me ne faccio una volta acquisito? Me ne faccio che è come una capacità in più di poter prendere una bella esperienza di benessere, di pace, e vivermela e tenerla con me, sentirmela addosso, sul mio essere, no? Sul mio corpo. Perché mi rendo conto che semplicemente la vita si semplifica, si risponde, si completa in un'esperienza molto semplice, che in un linguaggio binario mi viene a dire: ti piace o non ti piace? E per come sono conformato io, essere umano, e vedo anche gli altri miei compagni di merende qui sulla Terra, quello che ci piace ci attira, e quello che non ci piace ci respinge. E a tal proposito c'è un terapeuta che ho conosciuto ultimamente, che ha una bella cognizione di come è messa la struttura della psiche dell'essere umano, con relativi problemi che portano inevitabilmente a sofferenze da parte di tutti, per ignoranza, cioè non sapere come stanno le cose e nello stesso tempo volerle fare. Esempio, è come se io e l'umanità siamo dei bebè, siamo veramente dei bambini che non sanno guidare una Formula 1, ma vogliono entrarci dentro e pretendere di guidarla. Ed è quello che stiamo facendo. E secondo me è un miracolo che, lasciando l'umanità alla guida di questi bambini che non sanno dove mettono le mani, ma ovunque le mettono provocano una reazione, un effetto, un qualche cosa che non si può non notare, è un miracolo che noi siamo ancora qua vivi in questo mondo. È un miracolo, non si spiega razionalmente oppure scientificamente come una parte di umanità vuole sempre avere come conforto, ma che la risposta venga dalla scienza. Perché la scienza è una sicurezza di cosa? Del tuo credo. Una sicurezza fittizia, illusoria, che dura il momento di un miraggio, di un'illusione. Ma anche la mia vita, pur essendo un'illusione in questo fisico tridimensionale, non è un'illusione nell'essenza dell'ospite che sono io, che sta facendo questo viaggio in questo mondo ospite nella sua casa vera, no? Dove il mio spirito dimora, e finora ne ha viste succedere di vari tipi, vari colori, varie emozioni, belle, brutte, interessanti, non interessanti, e tutte queste cose qui, tutte, anche le più insignificanti, se catalogate dal ragionier Fidini, che sta qua, che
per quanta boria si dia, non conta in realtà un cazzo, perché come cervello è l'ultimo di tutti i cervelli coscienti che mandano avanti tutto l'universo. Di questo universo di cui io non so nulla, se non perché non sono mai uscito dal pianeta Terra realmente, no? Non so neanche realmente se la Terra sia rotonda o piatta, realmente io non lo so, dovevo prendermi il tempo di misurarla, dopodiché, avendola conosciuta in tutti gli aspetti che vuole per poter determinare un giudizio completo, io non la posso fare questa cosa qui. Eppure questo non inficia la mia possibilità di stare bene, in pace, di vivere su questo pianeta. Non è che se non sai esattamente se la Terra è piatta, tonda o a sfere o a molti strati o a molti livelli, immaginala come vuoi, non puoi avere l'esperienza di sentirti in pace, completo, a posto in questo mondo qui. Se fosse così sarebbe triste, no? Invece no. Il creatore, no? Chiamato anche come energia o anche come forza spirituale, no? Che viene chiamato in tanti modi, mi accorgo veramente, a parte i modi antichi, che tutte le religioni, ognuno ha avuto il suo modo di raccontare la propria esperienza del divino che avevano in loro, con il linguaggio che avevano loro, che per quanto bello possa essere, a differenza di un altro, qualsiasi tipo di linguaggio è fraintendibile. Dell'intenzione di quello che tu vuoi dire, che lo parli, lo comunichi, c'è spazio per l'equivoco. Per cui quello che tu vuoi intendere, invece di essere ricevuto come intendi, spesso viene ricevuto al contrario e l'effetto che hai è esattamente quello che tu non ti auguravi che succedesse, no? E il tuo non sapevo, il tuo l'ho fatto in buona fede, conta zero per l'effetto che crea, no? Questo per dire cosa, no? Rilacciandomi al punto che mi è venuto su prima, che vedo in quanti modi viene chiamata questa energia, questo amore, eccetera, così. E vedo che tutti quanti, da Mauro Scardovelli, anche da Gaudenzi, Mauro Biglino, il Papa stesso, cioè tutte queste persone, i filosofi, i vari Cacciari o altri filosofi, che parlano in maniera giusta, corretta, che non puoi dire inesatto quello che stai dicendo, perché fila, calza, come ragionamento non fa una grinza, eppure anche quella cosa lì gli manca l'essenza, il sale della vita, che finché non lo trovi, finché non salta fuori, tu non smetti di frignare. Il mio cuore non smette di frignare, perché è saggio nella sua semplicità, nel suo codice binario di mi piace o non mi piace. Questa psiche che Mauro Scardovelli dice, la psiche dell'ameba, no? Che dice molto utile, molto semplice, l'ameba si avvicina a quello che gli piace, si allontana da quello che non gli piace. A me questa è una filosofia di base che già la trovo ottima per andare avanti nella vita in maniera impeccabile. E per cui, per chiudere un attimo questo punto qui, la cosa che noto è che in tutti quanti, quando parlo di questa energia, no, di questo potere assoluto, di questa cosa, non c'è mai quell'affetto che ti è veramente caro, non c'è quella passione dell'innamoramento che tu bambino hai nei confronti della vita. Il bambino che esce in cortile oppure rimane in casa a giocare con i suoi amici o anche da solo, quella gioia lì ce l'ha completamente. Quel infilarsi nella vita, mettergli la tua fantasia, mettergli i talenti, i doni che questo creatore, che non è solo un'energia come l'Enel, no? O una roba spirituale che è là, te ti infili
con il cavo, oppure ti proponi, dici permesso, posso entrare, posso accedere alla cosa, con un attesimento da calci in culo. Perché è come se un bambino, per poter attaccarsi alla tetta della mamma, dovesse, per essere il bambino perfetto, dire posso mamma attaccarmi al tuo seno, non faccio nulla, prendo solo il necessario, eccetera. Se la mamma volesse una roba del genere, sarebbe una mamma perfezionabile, cosa che invece il creatore Dio non è. Non fa gli squesi che facciamo noi, non separa, non mette barriere fra lui e l'incontro d'amore. Non ne mette, noi ne mettiamo, con la nostra mente, con la nostra mente inferiore che sta qua, che noi usiamo nella maggior parte dei casi per le scelte della nostra vita, pur essendo la più l'inferiore, quella che non potrà mai darti informazioni utili, permanenti, sul quale tu puoi fare affidamento sempre, che non verrà mai una Erretta Corrige a dire sai quel valore lì, dobbiamo rivederlo, no, è perfetto, e questo perfetto il creatore lo ha messo dentro di me, come dentro ogni essere umano, e mi dice guarda, tu non ci crederai, in effetti l'umanità sta dimostrando che non ci crede in realtà, perché non lo vede, però dice guarda, tu non ci crederai, ma quello spettacolo che è dentro di te, che quando chiudi i tuoi occhiettini ti sembra che ci sia poco e niente, se non addirittura niente, in quell'osservazione, in quello spettacolo, in quella compagnia, in quello stare seduto comodamente in te stesso, troverai l'informazione, il trastullo, la compagnia, l'abbraccio, l'amore più bello che tu possa mai desiderare all'esterno di quello che puoi vedere in questo mondo qui. Tutto comodamente dentro di te, al riparo da qualsiasi tipo di furto o di dimenticanza che tu puoi avere per tua amnesi, no? Puoi anche dimenticarti quando ti ricordi, il portafoglio, quello che conta, ce l'ho dentro di me. E allora attingo la moneta corrente che ha senso agli occhi del creatore, il bancomat eterno. Lui ha un valore economico, no? Su qualcosa che noi possiamo produrre, al quale lui è veramente molto interessante. Io, essere umano, posso produrre l'unica cosa che al creatore piace e manca. E nella mia saggezza inconsapevole, che non parte dal cervelletto inferiore ma da un cervello grande, che non ha bisogno di spiegare, ma che mi mette le parole in bocca per dirla, questa cosa qui, che questo creatore, questa gioia che abbiamo dentro di noi, diventa inaccessibile perché noi siamo complicati, facciamo sempre delle cose complicate, quando invece ci basta essere veramente quello che siamo, cioè eterni innamorati di qualcosa. L'album delle figurine, le palline, le donne, i cavalli, il poker, il potere, la vita eterna, la filosofia, sei sempre innamorato delle scarpe tacco 12 che si portano come le ballerine, le tette supersoniche, adesso faranno anche i coglioni con il silicone, no? Dato che le donne, per attrarre eroticamente l'uomo, no? Cosa fanno? Si gonfiano le tette, si mettono dei trucchi, no? Perché noi reagiamo a livello di scultura, no? Con le immagini, e l'immagine della vita del creatore che ci fa reagire macchina la sensazione, noi maschietti quando vediamo le donne nei volumi qui e nei volumi di dietro e nel come si muovono queste cose, noi reagiamo in un qualche modo e ci sentiamo attratti. La cosa che comunque volevo dire è di Madrid, no? Io sono andato a Madrid e chiaramente ho fatto delle piccole riprese prima dell'evento, perché veniva chiesto che non fosse registrato, perché ci sono dei diritti, delle cose, e io li ho rispettati.
fatto solo vedere l'ambiente dove è avvenuto questo incontro, dove Maragi Prerabatta ha detto delle cose, ha fatto delle comunicazioni anche specifiche dentro alla comunicazione che di solito dà, dove è in grado di, parlando della pace, evocarla, e tu ti senti in pace, la pace che è in te si affaccia al balcone del tuo cuore e finalmente comincia a fare qualche respiro di vita semplice e completa. E da lì si comincia un pochino a ragionare. Che cosa è venuto a dire fra le varie cose? Ha detto: la mentalità degli anni 70 che prevedeva il me, io, me, anni 70, io, me, oggi deve essere messa da parte e dobbiamo vestire l'anima del noi, perché il me, guardate me, no? Che cosa ho conquistato in questo mondo, non porta a niente. Il noi, cosciente, ognuno per quello che è in grado di fare, di quella parte eterna che non si identifica nell'ego, perché è lucida e sa che quell'ego è una fiammella che dura 2 secondi e poi sparisce e ha avuto solo lo scopo di farti essere in scena un attimo, ad esprimere cosa? La mia vita cosa serve? Questa forse è la risposta che io chiedevo in questo video dentro di me, perché so che li faccio per me, no? E gli avevo chiesto al mio maestro: fammi capire quel qualcosa in più di cui ho bisogno adesso, oggi, per prendere il mio lavoro e continuare in modo ancora più efficiente, concentrata, rilassata e con più gioia, perché questo è il bello, con il piacere di essere vivi, che si irradia in tutte le cose che fai, lascia una scia, lascia un profumo, no? Di cui ti accorgi che ce n'era necessità, lo si aspettava, io lo aspettavo da sempre quel senso di completezza, no? E per cui sono tornato da Madrid con questa informazione, dove lui ha spinto sul fatto del noi. Io prima di andare a Madrid avevo mosso qualcosa, prendo un attimo un po' d'acqua, avevo mosso qualcosa per vedere di... come faccio poi da diverso tempo, avevo mosso qualcosa per, e continuo a farlo, per aggregare, per unire persone che hanno lo stesso obiettivo, no? Tipo quelli della Veritas, fanno le varie iniziative, hanno anche il punto della pace, vogliono che l'essere umano vivi in pace il più possibile, e io sono d'accordissimo, d'accordissimo, un attimo. E per cui prima di partire per Madrid avevo messo a mezzo dei contatti con delle persone che poi al ritorno da Madrid avremmo visto come sono andati, no? E di queste persone contattate, 4 donne, che all'inizio nel parlare, nel conoscerci, eccetera, il linguaggio faceva nel risultato di uguale, abbiamo cose in comune, facciamo eccetera, siamo tutti d'accordo, bene bene, in teoria tutto quanto bene, poi al lato pratico, quando le parole sono finite e sono partiti i fatti, è successo, come succede tante volte, l'accorgersi che c'è distonia, per cui la psiche dell'ameba, invece di andare verso qualcosa che piace, si ritrae, no? Ed è quello che è successo a me. Esternamente mi ha lasciato, mi sta lasciando comunque una sensazione di crescita, perché la risposta che mi è tornata indietro è: va bene, non occuparti di fare risaltare la comunicazione degli altri, no? Occupati di fare risaltare la tua comunicazione, perché ti sta a cuore, per te è anche messa a fuoco bene, e sai anche che non c'è più molto tempo per pettinare le bambole. Per cui
Adesso sono in questa situazione dove forse c'è la quarta donna, la più giovane delle quattro, che a livello di teoria ha detto sì anche lei. Vedremo a livello dei fatti se sarà in grado di produrre prima di tutto una sorpresa per me. Perché cos'è che sto cercando io? Sto cercando quell'elemento femminile che accompagni il discorso del simbolo del sé, del cazzo, perché è la chiave per svelare il mistero di dov'è che noi ci infiliamo nelle trappole e perdiamo in un micro istante la pace, la bellezza, la tranquillità della nostra vita e diventa una tragedia. O interiore o addirittura che sfocia anche a volte esteriormente tutti questi femminicidi che succedono, tutte queste violenze che al commento è ma siamo impazziti, cose così non si erano mai viste, non sono infondati. È vero, rido, ma perché è vero. Il livello di pazzia fra di noi non è mai stato così alto come in questi tempi qui. L'ho già detto in un video precedente, no? I gradi, la frequenza di Hertz che noi abbiamo umanamente per essere in salute è di 7,3. A 21 Hertz l'essere umano impazzisce. Con tutte le nostre tecnologie, col seguire i nostri leader oscuranti, no? Il livello adesso è, l'ultima volta che l'ho sentito, già almeno uno o due anni fa, era 16,6, quasi 17. Siamo molto vicino al 21, per cui è ovvio che molte persone danno via di matto. Danno via di matto anche persone che hanno già un equilibrio più allenato a essere tenuto sedato. Perché i tempi che viviamo sono veramente tempi di estrema confusione. Qual è l'incredibile fortuna che abbiamo, che io voglio raccontare, che per uscire da questa merda tossica che non si fa scappare nessun essere umano, hai solo una possibilità. Una sola possibilità. Innamorarti, ma innamorarti veramente. Non fare finta che ami te stesso, come quando da bambini mi costringevano ad andare a scuola, che mostravi un amore per Dio, che era sincero da qualche parte, però ero, ti prego, che voglio andare a giocare, perché andare a giocare era un po' un peccato, no? La confessione, insomma, c'era che desiderare giocare, insomma, non era proprio una roba con moderazione, capito? Mi sono perso un attimo. E comunque a Madrid il boss ha detto questa cosa. E a Madrid è successa un'altra cosa che mi ha risposto a me personalmente, proprio veramente una cosa personale a me, che non so neanche se ha senso raccontarla. Ci penso un attimo se ha senso raccontarla o se tenermela per me. A un certo punto Premrawat, parlando, no, alla platea delle persone, che eravamo noi, chiede: la praticate la pace? E la domanda sottintesa era: le tecniche di meditazione, le quattro tecniche molto semplici di meditazione che vi do gratuitamente, gratis, per amore, come una mamma dà il latte al suo figlio gratuitamente, non esiste mamma che se lo faccia pagare. Se esiste, ha dei problemi seri, seri, se si fa pagare il latte, no? E la domanda era: la praticate? E siccome a volte lui fa delle domande, ma le fa così, vi faccio la domanda e poi rispondetevi nella vostra testa, non dovete rispondermi. Però lì ha fatto una pausa, no? E con le braccia ha detto: rispondete. E io mi sono sentito coinvolto individualmente, no? Me lo stai chiedendo?
Se me lo stai chiedendo, io te lo dico. E mi è uscito un yes! Sì, la sto praticando. Yes, proprio yes. E poi lui, l'unico yes che è girato è stato il mio. Una volta mi sarei anche, Dio mio, ho detto una cazzata di testa, no? Ma non è stato neanche quel caso lì, è venuto fuori dal cuore. E lui ha continuato e ha detto: e quanti di voi praticano le buone maniere, no, la saggezza che proviene dalle buone maniere, invece che praticare la saggezza che viene spontaneamente dal tuo cuore nell'istante? E lì ci sono stati mormori, eccetera. Dopo un po', dopo poco, Maharaj, riprendendo il discorso, ha detto: mi aspettavo più sì alla prima risposta e meno rumore nella seconda. E a me mi è venuto a dire: hai dato la risposta che mi fa piacere, no? Sentire dire. Mi aspettavo che ce ne fossero di più. Lui che di aspettative non ne ha mai, no? Da dirlo si vede che deve far riflettere anche gli altri. Non sto dicendo che gli altri non la stanno praticando, sono sicuro che la praticano, se no non sarebbero lì, no? Però puoi rispondere all'innamorato che te lo chiede: com'è intimidito, com'è bloccato, com'è ingessato, com'è, mi vergogno. Io anche un pochino nel passato mi sono vergognato un po' di Maharaj, non di lui, ma del fatto che parlando di lui la gente potesse capire fischi per fiaschi, come sempre succede, e un po' me ne vergognavo, non lo dicevo. Adesso me ne frega veramente un cazzo. Non me ne frega veramente un cazzo. Comunque, questo video lo voglio finire qui. Non so se lo mando su, adesso lo rivedo, perché non mi piacciono queste robe delle lacrime. Maharaj non le fa mai. Ho migliorato molto, ma anche se so che fanno effetto, lo so che fanno effetto, però mi dà un po' fastidio. Sono contento di quello che c'era prima a Madrid, quello che ho trovato a Madrid, quello che sto trovando adesso, e abbraccio con tutto il mio cuore quello che verrà avanti, e non voglio sprecare più, in base a quanto sono in grado di scegliere, nessun istante della mia vita in stupidaggini che non siano manifestare il mio piacere di essere vivo in questo mondo. E a questa energia che mi permette di farlo, io il ringraziamento glielo posso far sentire solo con il sentimento dell'amore che ho per lui, perché è un amore di un innamorato. Un innamorato. Io quando mi sento innamorato mi sento completo. E la fortuna questa volta per me è che sono innamorato di qualche cosa di infinito, che non solo è garanzia di che non ti lascia mai perché hai detto una frase, una cosa che non risulta, o divergenza di idee, no? È sempre lì. E io è lì che starò sempre di più per il resto della mia vita. E il resto è tutto gioco di pace. Il resto della mia vita io voglio buttare dentro esperienze, manifestazioni di pace che sbocciano potenti. E il simbolo del cazzo mi aiuterà a tirare fuori quella comunicazione che sento che manca. Perché ci hanno detto di tutto di questo mondo qui, ma sul sesso, come funzioniamo, non se n'è mai parlato. E quel poco in cui se n'è parlato, sempre in maniera castrante, fuorviante, appesantita, senso di colpa, che non vai bene, vergognati, 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 vergognati di essere un figlio di Dio. Ce l'hanno fatta, ci vergogniamo a essere figli di Dio. Io, grazie a Dio, ne parlo passato, non me ne vergogno più, sono fiero
di essere suo figlio, fiero, e voglio accontentarlo il più che posso, perché questa è la natura del figlio. Finito. Viva la pace.